Sapevi che 8 donne su 10 raggiungono l'orgasmo solo con la stimolazione del clitoride e senza penetrazione? Eh sì, perché masturbarsi è molto importante ed è proprio questo che determina la nostra conoscenza del corpo. Perché non importa solo sapere dove sta questo benedetto clitoride che tutte cerchiamo e tutti voi cercate. Ma bisogna anche sapere come comunica con la vagina, come interagisce con il punto G, quindi non solo dov'è, ma come, quando stimolarlo. E quindi oggi vediamo insieme alcune tecniche fondamentali per stimolare il clitoride. Nel nostro viaggio sul clitoride, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere aggiornati su tutte le tematiche che tratteremo che riguardano la sessualità, la femminilità, le relazioni di coppia e di iscrivervi ai miei canali social Facebook ed Instagram per rimanere quotidianamente aggiornati con me. Mi raccomando, attivate anche la campanella. Bene, andiamo con la prima tecnica necessaria e stimolante per il clitoride. La prima tecnica si chiama Rhythming ed è una tecnica che è stata dimostrata efficace per l'81% di donne che sono state intervistate dal Journal of Sex Medicine. Questa tecnica consiste nell'aumentare l'intensità del movimento e la velocità del movimento che già si sta attuando. Il movimento può essere su e giù o da destra verso sinistra. Aumentare il ritmo di quel movimento produce più piacere e questo lo dimostrano le donne intervistate. In questo studio 1044 persone comprese tra i 18 e i 94 anni. Mi raccomando, utilizzate questa tecnica quando il clitoride è già in erezione come il pene, quindi è già stato stimolato e la donna presenta già uno stato di eccitazione. Andiamo con la seconda tecnica. La seconda tecnica è il layering, ovvero una tecnica per cui si fa un movimento circolare intorno al clitoride e questa tecnica non è consigliata per le donne ipersensibili a meno che non indossino delle mutandine. È una tecnica che ci permette di andare in profondità nel piacere, ma non può essere alternata al rhythming perché i movimenti sono totalmente diversi. Si comincia con una leggera intensità e poi si va piano piano ad aumentare. Non è conciliabile con il movimento del su e giù perché il movimento che bisogna fare è un movimento circolare. Questa tecnica è apprezzata dal 78,1% di donne, quindi molto stimolante. Terza tecnica. La terza tecnica è lo switching, che come dice la parola stessa vuol dire alternare un movimento e un altro, passare da un movimento a un altro velocemente e andando ad aumentare l'intensità. È una tecnica che ad alcune donne piace molto e permette di raggiungere quasi l'apice dell'orgasmo. Cambiare, switchare tecnica rallenta appunto l'arrivo dell'orgasmo e questo può portare ad un orgasmo più controllato. A proposito di orgasmo controllato, se non lo hai visto, ti consiglio il mio video sull'edging cliccando proprio qui. Andiamo avanti con la quarta tecnica. Ed è proprio l'edging. Ne ho già parlato nel mio video, però ne ho parlato come tecnica da utilizzare in coppia. In questo caso la vediamo riferita solo alla stimolazione del clitoride ed è la tecnica di stimolare fortemente il clitoride fino quasi a raggiungere l'apice dell'orgasmo e poi fermarsi per un po' per poi riprendere la stimolazione. È una tecnica molto interessante che appunto permette di raggiungere un'intensità elevata ed è amata dal 76,1% delle donne. Quinta tecnica è l'orbiting ed è una tecnica che è molto apprezzata dalle donne che sono molto sensibili rispetto al clitoride. È una tecnica in cui non si fa una pressione ma si fa un leggero accarezzamento delle labbra e del clitoride senza porre una pressione eccessiva. È una tecnica appunto che viene richiesta dalle donne che sono molto molto sensibili e a volte viene utilizzata anche con l'intimo proprio per non spingere troppo. A quel punto si andrà ad accarezzare sicuramente il clitoride ma anche le grandi labbra
senza mai andare a fare appunto una pressione proprio sul clitoride esterno, diciamo sulla parte esterna del clitoride. Bene, siamo alla fine di queste 5 tecniche per stimolare l'orgasmo femminile attraverso la stimolazione del clitoride. Siamo alla fine, fammi sapere se conoscevi queste tecniche, mettilo nei commenti qua sotto e mi raccomando, metti un like se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube per rimanere quotidianamente aggiornato o aggiornata su tutti i temi che andremo a trattare e iscriviti ai miei canali social Facebook ed Instagram per rimanere quotidianamente aggiornato con me. Ciao, ci vediamo la prossima volta!